Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con gli unboxing di primavera e ovviamente dopo aver rinnovato casa e guardaroba è arrivato il momento di rinnovare anche la sezione beauty e io sono davvero entusiasta perché questo ordine che sto per aprire con voi mi è arrivato già da più di una settimana e lo sto tenendo lì perché lo voglio aprire con voi e soprattutto perché voglio provare insieme a voi i prodotti che ho acquistato, perché sono prodotti che non ho mai utilizzato prima d'ora e sono davvero entusiasta di provarli. Le aspettative sono alte e spero non mi deludano, anche perché comunque è un regalo che mi sono fatta e vorrei che questo regalo mi renda anche felice. Detto questo, passiamo subito all'unboxing e qui c'è una bella scatola di Douglas perché l'ordine ovviamente l'ho fatto lì e ovviamente ho approfittato anche di alcuni sconti molto interessanti che c'erano nei giorni in cui ho ordinato io. Non so in questo momento in cui state vedendo il video che offerte ci sono, però ho notato che molto spesso loro fanno diverse offerte sul sito e sull'app, per cui conviene davvero essere abbonati alla newsletter e approfittare di quei momenti in cui mettono i trucchi e tutta la sezione beauty in saldo. Senza perderci troppo in chiacchiere, però apriamo subito il pacco perché io davvero non vedo l'ora. A livello pratico è stato molto comodo effettuare l'ordine perché ovviamente di giorno non ho molto tempo per andare in giro per negozi. E poi, vista la situazione, preferisco fare i miei acquisti online, ma comunque l'ho ordinato online e sono andata a ritirarlo in negozio in orario non proprio affollato e quindi la spedizione è stata abbastanza veloce, ci ha messo 2 o 3 giorni se non ricordo male, ma non si è fatta desiderare, diciamo così. Chiaramente gli occhi e le sopracciglia, così come le labbra, sono già truccate perché i prodotti che ho acquistato servono per un'altra parte, e cioè la pelle del viso. E anche se gli occhi li ho già truccati, la modalità è sempre la stessa che vi ho già fatto vedere in un video precedente che vi linko qua sopra. Per cui se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, così se vi piace il mio modo di truccarmi potete prendere un po' di ispirazione anche da lì. E visto che ho speso un po' di soldini in questo ordine con solo prodotti Dior, c'era la promozione che ti dava in regalo anche la pochettina Dior, ma questa ve la faccio vedere dopo. Sono andata ovviamente a lavarmi le mani perché non vorrei mettere sul mio viso quello che c'era sopra con la scatola. E quindi passiamo ora all'applicazione dei prodotti sul viso. E il primo è ovviamente una base per il trucco ed è la base Forever Skin Veil SPF 20 perché è dotata anche di SPF, quindi di una protezione solare. E questo è ottimo in primavera perché cominciano ad arrivare i primi raggi di sole e bisogna proteggersi. Questo ovviamente non solo in primavera, anche durante tutto il resto dell'anno, però magari un'attenzione in più durante la primavera serve. Allora, io preferisco sempre applicare i prodotti con le mani, ma farò uno sforzo per voi e cercherò di applicarli con i pennelli. Questa base qui vado a leggere per dirvi che cosa promette. Allora, è una base a lunga tenuta che promette di offrire un'idratazione per 24 ore e rendere il viso luminoso, ma di un luminoso naturale. E promette ovviamente di uniformare, levigare, illuminare l'incarnato e di dargli soprattutto quella luce di una pelle sana e idratata. Quindi vediamo come è in grado di correggere, illuminare e uniformare l'incarnato, ma soprattutto di come il trucco si applica poi meglio, perché poi è questo il punto, di essere una buona base per poi applicare il fondotinta e far sì che duri un'intera giornata. Cercate di non giudicarmi comunque per come applico il trucco perché io non sono una makeup artist, non ho l'idea di come si applichi correttamente in termini di
come lo fanno i professionisti, anche perché non lo sono, e finché funziona per me, direi che va più che bene, ma se cercate un tutorial su come applicare correttamente questi prodotti, direi che non è questo il posto giusto per imparare. Oggi proviamo soltanto questi prodotti e vi dico la mia, ma sicuramente non considerate la mia modalità di applicare come quella ideale. È sicuramente una modalità che funziona e io mi trovo bene, ma probabilmente c'è anche un modo un pochino più adatto e giusto di farlo. Comunque devo già dire che dopo aver applicato solo la base, la pelle è molto più luminosa e si vede la differenza, credo. Io la vedo nello specchio, spero la vediate anche voi, tra la fronte e la parte sotto, che ha un colorito molto più uniforme e ha coperto anche abbastanza alcune macchioline che avevo di questi maledetti brufoli che mi sono usciti di recente. Devo dire che comunque oggi la mia pelle è abbastanza in buone condizioni, diciamo così, e anche se prima avevo solo lo skincare sopra, quindi crema, siero e tonico, la pelle aveva comunque un bell'aspetto e mi rendo conto di essere fortunata da questo punto di vista, però nelle ultime settimane ho avuto comunque un po' di problemi e mi erano usciti diversi brufolini che mi hanno lasciato delle macchioline un po' brutte e quindi anche per quelle cercherò dei prodotti per velocizzare un po' la guarigione della pelle, perché mi sto rendendo conto che ultimamente ci sta mettendo un po' di più a recuperare dopo un brufolo che compare. Ovviamente per come sono fatta io, già così la pelle è perfetta e quindi probabilmente per il make-up da tutti i giorni andrei in giro anche così, con magari un po' di terra illuminante in più, però per me è già perfetto, quindi devo dire che già solo la base è perfetta e veramente dà questo aspetto molto molto luminoso. Spero si possa vedere attraverso il video e credo che proprio riusciate a vederlo, ma sono molto soddisfatta. L'applicazione è molto facile in realtà. Il prodotto si è steso molto bene e non ha lasciato residui strani o accumuli strani sul viso. Già questo mi piace un sacco. Poi soprattutto mi piace che non sento nulla sul viso, perché ovviamente chi ha la pelle mista come me o la pelle grassa sa che è veramente importante non sentire il peso del trucco sul viso, perché quando senti il trucco che pesa sul viso vuol dire che la pelle si sta soffocando. Qualcuno mi dirà la pelle non respira, però chi ha questo problema lo sa cosa vuol dire sentire proprio che la pelle sta soffocando dentro il trucco, e con questo prodotto non c'è assolutamente questa sensazione. Quindi il primo prodotto assolutamente approvato. Ovviamente per potervi dare un feedback più completo dovrei aspettare di portarlo una giornata intera almeno per vedere come arriva il viso a fine giornata, ma per questo magari metterò un inserto qui o qui nel video per farvi vedere come sono arrivata a fine giornata. Allora, il secondo, che sto già aprendo perché mi sto perdendo in chiacchiere, è il Dior Backstage Face and Body Foundation. Questo è il colore 1N e l'ho preso perché le recensioni su internet dicono che sia il miglior fondotinta e io mi sono fatta convincere. Ovviamente sono facilmente influenzabile in questo. Di nuovo devo leggere quello che promette perché non mi ricordo più. Dicono che il segreto dei make-up artist Dior per perfezionare l'incarnato all'istante con un risultato professionale. Ho scelto comunque la tonalità 1N, che è la più neutra e la più naturale, perché a me non piacciono i fondotinta che si notano troppo sul viso, quindi preferisco un fondotinta molto chiaro o comunque molto, molto, esattamente del colore della mia pelle, e non mi piace scurire la pelle con il fondotinta, perché per me il fondotinta deve esattamente
andare a perfezionare un pochino la pelle, ma non coprirla. E l'effetto cake effect, quello lo chiamano così in inglese, non mi piace assolutamente e quindi per quello vado sempre per colori che non si notino troppo. Ovviamente tutti quanti vogliamo la stessa cosa dei fondotinta, è che quindi siano del colore esattamente giusto per noi. Io ero un po' in dubbio su questo perché pensavo fosse un po' troppo chiaro, però mi ero detta che era meglio un fondotinta un pochino più chiaro piuttosto che un fondotinta più scuro, perché il fondotinta più chiaro comunque riesco a renderlo perfetto, magari poi con un po' di terra, con un po' di illuminante e non è così un dramma, piuttosto che un fondotinta che è un pochino troppo scuro e poi si nota sul viso e quello è sicuramente un effetto che io odio. Comunque devo dire che sto riscoprendo il motivo per cui avevo acquistato queste spazzole, perché di solito per la pigrizia uso direttamente le mani, ma sicuramente applicare il fondotinta con la spazzola è un'altra cosa. Solo che non so voi, ma io odio quando si accumula troppo fondotinta sulla spazzola e quindi lo si spreca e poi bisogna lavarla molto spesso la spazzola, perché a me non piace tenere la spazzola sporca, usarla giorno dopo giorno, perché non mi sembra una cosa buona da fare per la mia pelle e quindi poi divento pigra e smetto di utilizzarla per questo motivo. Però sicuramente si stende molto meglio. Allora, io ovviamente, siccome non amo molto coprire il viso troppo con prodotti, l'ho steso molto bene, non ho usato una grande quantità, però sarò sincera, ha coperto molto bene le varie imperfezioni e quindi i segni dei brufoletti non si vedono quasi più, per cui sono davvero contenta. Anche qui devo poi vedere come si comporterà fino a fine giornata, per cui non dico di essere contenta al 100%, però nella fase di applicazione e aspetto della pelle subito dopo è perfetto, non c'è niente da dire, si sente che è un prodotto di qualità. Ora passiamo al terzo prodotto ed è la cipria, ovviamente, ed è la cipria Dior Skin Mineral Nude Matte, la cipria perfezionatrice di incarnato ed è una cipria ovviamente trasparente, se si può dire così, è quella translucent, perché di nuovo a me le cipre colorate non piacciono e quindi scelgo sempre quelle senza un colore, perché mi serve giusto per opacizzare un pochino l'incarnato e renderlo un pochino più luminoso, ma non mi serve dare colore. Questa cipria promette ovviamente miracoli. E soprattutto la cosa più importante, promette di uniformare e opacizzare l'incarnato all'istante, adesso lo scopriremo, e promette anche di esaltare la radiosità in modo delicato e del tutto naturale, grazie al suo effetto filtro. Ok, bene, quindi l'ho scelta perché ovviamente prometteva tutto questo e mi sono di nuovo fatta convincere. Questa spazzola non è proprio adatta, è quella per di nuovo per fondotinta, però è l'unica che mi è rimasta pulita e quindi la userò per la cipria. Una cosa negativa che devo dire è che manca il cuscinetto per applicare la cipria sul viso e tra l'altro lo immaginavo perché avevo visto che la vendevano separatamente, ma purtroppo non era disponibile e quindi non l'ho potuta acquistare, ma in realtà non costa neanche troppo, quindi lo posso capire. Dai, facciamoglielo passare. Sono davvero contentissima perché fa quello che promette e
Tra l'altro non secca il viso. Io adesso vedo il viso opacizzato, ma senza essere carico di cipria e soprattutto senza essere troppo coperto, e quindi si preserva tutta la luminosità dei prodotti che ho applicato prima e comunque la luminosità della mia pelle, perché in questo momento è messa abbastanza bene e quindi sono davvero contenta. Non me l'aspettavo. Allora, so che sono prodotti che tanti consigliano, ma non avendoli mai provati, mi immaginavo comunque sì dei buoni prodotti, ma niente di super speciale. E questo probabilmente è dovuto al fatto che quando ho acquistato il fondotinta Lancôme ci ero rimasto un po' così e probabilmente quel fondotinta non era adatto per la mia pelle. Avendo speso tantissimi soldi per quel fondotinta, c'ero rimasta un po' male e mi ero detta alla fine i prodotti, diciamo, di livello medio-alto non sono poi così buoni e fa di più il marchio piuttosto che il prodotto stesso, ma mi devo ricredere perché questi qua di Dior sono davvero bellissimi. Io sono contentissima di tutti quanti questi prodotti. Ora ci devo applicare un po' di terra e la terra ovviamente non è di Dior perché l'ho acquistata di recente e non la volevo riacquistare. Questa è la terra della parafarmacia e qui e la uso da un sacco di tempo e mi ci trovo bene, per cui non sento il bisogno di cambiarla in questo momento. Un po' di illuminante, questo è sempre lo stesso, acquistato in erboristeria della marca Puro Bio ed è il mio illuminante preferito. Anche se devo dire che con questi prodotti quasi non serve applicare l'illuminante perché la pelle è davvero luminosa anche così senza l'illuminante. E questo è esattamente l'effetto di cui vi parlavo prima, quindi pelle molto luminosa, molto naturale, senza quell'effetto di pelle coperta da chili e chili di fondotinta. E poi ovviamente per non far sembrare la pelle troppo biancaneve ho aggiunto un po' di terra e in questo modo ho incorniciato bene il viso e l'effetto è esattamente quello che desideravo ed è perfetto. Manca l'ultimo prodotto, sempre di Dior, e questo è il Forever Perfect Fix ed è l'acqua idratante e fissante per concludere il trucco che uniforma tutto il trucco sul viso, offre anche un boost di idratazione e fissa bene il trucco. Sto leggendo sul computer quello che promettono e dovrebbe avere un profumo buonissimo perché è arricchito con fiori di viola del pensiero selvatica e quindi lo voglio provare subito. Il profumo è davvero buonissimo ed ha davvero una sensazione di freschezza immediata, quindi sarà il mio prodotto preferito da portarmi dietro anche nelle lunghe giornate in ufficio. Questo è una certezza. Abbiamo finito i prodotti che ho acquistato io, sono davvero contentissima, sto continuando a fissarmi nello specchio. Lo devo togliere perché mi sta distraendo tantissimo, perché questo trucco mi sta piacendo davvero tanto e sono molto molto contenta, soprattutto perché ho finito tutti i prodotti tipo fondotinta, primer e devo dire che non ero poi così contenta alla fine di quei prodotti. E se avete visto i miei video precedenti, ve ne avevo parlato sia del fondotinta di La Roche-Posay e del primer di Kiko, e alla fine mi sono resa conto che il primer di Kiko è molto buono e molto bello, però soffoca un po' la pelle. Quando lo metti prima del fondotinta, poi tende ad accumularsi e creare imperfezioni sul viso, e non mi piaceva proprio per niente questa cosa qui perché più di una volta mi sono dovuta poi struccare completamente per poi ritruccarmi perché avevo creato proprio un paciugo sul mio viso e quindi quando metto il primer, solo il primer con un velo di cipria va più che bene, mentre poi se devo applicare anche il fondotinta è un completo disastro. Però
Poi invece il fondotinta di La Roche-Posay mi piace tantissimo, perfeziona davvero tantissimo la pelle e copre un sacco le imperfezioni, i pori, i punti neri, però è un po' pesantino per l'estate, per cui va bene per l'inverno e per chi ha una pelle mista e grassa. E mi azzardo a dire anche per chi ha una pelle secca, perché è molto ricco e comunque per l'inverno va bene, mentre per l'estate, secondo me, è un po' troppo pesante, carica un po' troppo e soffoca un po' troppo la pelle, quindi è ottimo che sono passata a questi prodotti e per me questa è la fine, non riuscirò mai più a tornare indietro, sono certa. Ora però è arrivato il momento di passare a questa borsa qui. Perché qui dentro c'è una cosa di cui sono molto entusiasta e non vedo l'ora di aprire. Allora, il gadget incluso con l'acquisto di questi prodotti era questo. Ed è questa bellissima pochettina color cipria. Al tatto è davvero morbidissima, ti dà la stessa sensazione, anzi, una sensazione migliore di quando tocchi il cavo dell'iPhone. E dentro ci sono anche altre cosine, quindi la miniatura della Forever Natural Nude ed è questo nuovo fondotinta che stanno cercando di promuovere in questo momento, quindi sarò felicissima di provarlo. Magari ve ne parlo in un altro video perché sennò questo diventa lunghissimo. Poi c'è anche un portachiavi Dior che è carinissimo con la stellina rosa. Questa è la pochette dentro e basta, direi che è tutto, però fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace perché è un format che non c'era ancora sul mio canale e se vi piace fatemelo sapere con un like o con un commento di modo che se poi noto che piace a tanti di voi magari lo faccio diventare un appuntamento stagionale in cui proviamo un po' di prodotti insieme e ovviamente se avete in mente dei prodotti da acquistare ma di cui non siete proprio sicure, fatemelo sapere, magari li provo io per voi, perché no? E in questo modo, se non sono dei buoni prodotti, vi aiuto a risparmiare dei soldi perché a nessuno piace spendere in cose di pessima qualità. Detto questo, io concludo questo video. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti di make-up preferiti, soprattutto a livello di fondotinta, primer, fissante, quindi tutte queste cosine che vi ho fatto vedere nel video perché a me piace davvero tantissimo scoprire prodotti di qualità e mi sono promessa che non mi fisserò più su un solo prodotto e che cercherò di variare un pochino di più, per cui sono molto curiosa di sapere che cosa utilizzate voi e con cosa vi trovate davvero bene. Detto questo, io concludo questo video che ormai sarà diventato lunghissimo. Ma fa niente, vi mando come sempre un abbraccio gigantesco, ricordatevi di iscrivervi al canale così ci vediamo nel prossimo video. Ciao!